La neve del 14 febbraio, giorno di San Valentino, ha portato una boccata d'ossigeno alle stazioni sciistiche delle nostre montagne. Considerando che la prima nevicata è stata l'8 dicembre qui a Limone, come avete fatto a mantenere così bene le piste? Beh, abbiamo utilizzato la neve artificiale, abbiamo un impianto di nevamento organizzato al top, quindi siamo riusciti con la prima nevicata e sfruttando la potenza dei nostri cannoni a aprire circa l'80% del compressorio. È sempre stato in condizioni ottime e quest'ultima nevicata di 40 cm sul fondo artificiale è stata manna dal cielo, adesso le condizioni sono proprio fantastiche. So che ci sono numerosi gruppi agonistici dello Sci Club che hanno ottenuto anche risultati importanti sia a livello regionale che nazionale. Sono riusciti ad allenarsi qui? Sì, abbiamo tutta una serie di piste riservate per gli allenamenti. E abbiamo 5 club veramente di riferimento e Limone è sempre stata una fucina di grandi campioni. Non basta ricordare Marta Bassino. Andiamo un po' più sul tecnico. Come si deve comportare uno sciatore in caso di incidente? Le piste sono pattugliate dalla sicurezza piste, quindi dal personale degli impianti che gestiscono la prevenzione sul compressorio sciistico, e poi abbiamo di pattuglia e di soccorso comunque il corpo di polizia dello Stato e dei carabinieri. Quindi le piste sono continuamente monitorate e in caso comunque di necessità, se non c'è personale sul posto, nessuno vede l'incidente o cosa, è sufficiente fare sempre il 112 come in qualsiasi altro ambito per l'emergenza sanitaria. Quali sono stati e da dove arrivano i maggiori fruitori della Riserva Bianca in questa stagione dello sci? Beh, diciamo che lo zoccolo duro fino a oggi e fino a questi ultimi giorni sono sicuramente gli italiani, quindi in gran parte liguri e piemontesi. Con gli stranieri siamo stati sicuramente penalizzati dal fatto che il tunnel del Tenda è chiuso e dalla questione Covid. Però in questa settimana, con le vacanze dei francesi, sono tornati tanti stranieri, quindi francesi e non solo. In questo momento mi dicevano che proprio la linea ferroviaria Nizza-Cuneo è veramente molto utilizzata dagli sciatori e i treni della neve sono pieni. Si riuscirà ad arrivare fino a Pasqua con la neve che c'è? Beh, questa è una domanda che bisognerebbe fare a qualcuno più in alto di noi, ce lo auguriamo.